se lavorassi, vediamolo con pace così. Posso portare a calare faccia anche magari la soffice. Ah, però facciamo una spugnetta spugnetta. E come si chiamava lo strumento? Sabattai, diciamo. Sabattai. Se porta a batte la mamma esce. Prima che si chiama la mamma esce. E prima stavano le donne che battevano la mamma esce. Poi stanno un macanare che mi ha fatto tanti anni a me, che era facendo il cimitero di fronte a dove c'è un po' potuto si per la bulle. Proprio di niente, stavano i macchinari che ti facevano, però ti facevano i teloni più grandi. Ma tu mettevi uno, prendeva la foto dell'imbottita, questa di sotto, questa, e la metteva a terra, tutta stesa, dritta a dritta. Poi prendeva questo telo della bambace e la metteva sotto. Quando era finito che la metteva da così, poi due persone prendevano l'altro telo di sopra, una da una parte, una dall'altra, e si metteva sopra. Poi si imbastiva tutto, si metteva a terra, si metteva a terra sopra e imbastiva tutta così. Con l'ago. Ma l'ago era quello piccolo? No, piccolo. Ah, quello piccolo normale? Piccolo, regolarmente. Però stavano gli aghi che erano adatti, che nazo turciaine, erano resistenti. Si chiamavano l'ago the strong. The strong? Così si chiamavano. Inglese, strong. Da Bari, pigliamo, facciamo la prevista da terra. E si bastivano così, anche intorno, fino a quando arrivava al centro. Diceva, pigliamo, che cazzo so, che cazzo lo so. Okay. E quando poteva, come per la navana e dall'altra, vedi? Non è che stai, va a fare un po' il lavaggio, se lo può, navana, arrecciata. E poi si imbastì, e poi si lavorava, si facevano questi disegni, vedi? Quindi si cominciava da un angolo, no? E poi e si girava intorno, no? Si imbastiva e si faceva intorno prima. Intorno. E poi si facevano i cordoni, questo è il cordone, intorno, e poi la lavorazione, uno si sceglieva il disegno che voleva. E chi lo decideva? Chi è che faceva questi disegni? No, io stesso. Ah. Uno ti dava la fiducia, altrimenti portavano i disegni loro. Alle volte questo è semplice che è dritto il lavoro, alle volte stavano dei disegni che potevano fare i mattoni, il fiore non colpiva mica, veniva tutto sollevato, perché tu dipende pure dalla stoffa com'è. E la stoffa chi la vendeva? Ce l'avevate voi o prendevate? No, prendevano loro la stoffa, sì. Tutti i disegni, i colori, dicevano loro. Questo è l'esempio di che materiale? Mica è di raso. È raso. Questo si chiama raso. Raso. La damascato. E questi prima allora si chiamava il sedinè. Sedinè si chiamava questo. Questo si mette perché questo lo metto sulla coperta, scivola. Perché vedi? Invece questa tiene sul letto e non scivola. Prima questa erano l'imbottitella che era a taglio del letto solo. Questa pende. Questo pende così. Va oltre il letto. Come una coperta. Questa. Invece può stare quella che aveva solamente sopra. E poi il copripiede. Un'altra ancora che era solo a piede. Quando uno dice ma c'è il fritello, mettiamo una coperta. Invece prima io ero copripiede, ma era sempre di queste lavorazioni. Ho capito, Gli spessori erano sempre questi, no? Sempre queste, okay. Sì. Invece poi un copripiede, questo poi dipende dalla lavorazione. Se la cuci più vicina, viene più schiacciata. Se poi il copripiede appena si lavorava, veniva soffice, perché luminoso. Era lavorato, più luminoso. Questo era. Vabbè. Questo è per quanto riguarda appunto la... Questa è l'imbottita. L'imbottita si chiama. Okay. Poi imbottitella, quella più piccola, il copripiede, quello... Quello solo a piedi. E i cuscini invece? Facevate pure voi? No, i cuscini poi alle volte volano a tipo piumone, col riccio, fatto come questo a taglio di lettere, poi il riccio che scendeva tutto arricciato, tutto intorno. E lì stavano i cuscini, però i cuscini semplici, quadrati, che li metteva sul letto, dipendeva uno come lo voleva. E poi si lavorava, tutti questi disegni. Questo prima si lavorava a un punto, questo poi a doppio punto, vedi? Poi dopo uscì la tramuta che si lavorava a doppio, sembrava più bella. E questo è a doppio punto. Qui c'è anche un'evoluzione, no? Ma tutti questi lavori, chi rigori qua, chi li faceva? A mano? O lei io stesso, tutto a mano. Questo si faceva, mi faceva gli stessi dei cartoni, dei cose, dei modelli, disegno. No? Allora io misuravo
capito? Misuravo tutto, avete dove spina a pesce, vediamo tu, questo di centro, così, tutta spina a pesce. Questa è la lavorazione che inventavi tu. Facevo prima tutti i ricchi e poi faceva così, spina a pesce. Questa è la lavorazione che ti inventavi tu, tutta la lavorazione, di come li volevi. Perché questo è tutto qua, vedi, l'angolo di un modo, vedi, vedi, da qua, tutto così, tutti i quattro angoli. E poi devo fare, vedi, tutto uguale, intorno sì. Intorno, e in mezzo un altro disegno ancora. Dipendeva come volevi. Come volevi.